Benvenuti in questa, diciamo, la seconda puntata del corso intermedio che stiamo facendo a Solaris a novembre 2012. Abbiamo visto la volta scorsa alcuni trucchi per fare l'upload e per risparmiare prim, risparmiare vertici soprattutto. Questa settimana cercheremo di capire un po' bene qualche modificatore che ci permette di modificare o di modellare meglio le nostre forme. Quindi noi partiamo col nostro Blender 264, che è l'ultimo disponibile in questo momento, e proviamo ora a vedere alcune modellazioni un po' particolari. Quindi, prima di tutto qui facciamo display, sì, visualizziamo quindi i tasti premuti per vostra utilità. Quindi vediamo di solito di fronte. E poi con 5 abbiamo la visione frontale e ortonormale. A questo punto noi abbiamo questo cubo e questo cubo vogliamo poterlo eventualmente modificare con qualche modificatore particolare. La cosa che io ho notato che serve moltissimo è il modificatore che si chiama Mirror, che fa lo specchio. Però per poterlo specchiare il cubo deve essere innanzitutto messo sull'origine, quindi per mettere un cubo sull'origine in Object Mode facciamo Alt S che ci fa, non era Alt S, Shift S che ci permette di mettere la selezione, quindi selezione al cursore, quindi possiamo mettere prima di tutto il cursore al centro. E poi possiamo fare Shift S e mettere la selezione al cursore e vedete che a questo punto il mio cubo è stato messo al centro. Importante che sia al centro. Tra l'altro, per essere al centro si può anche modificare la sua posizione da qua. Vedete che si può modificare anche come in Second Life lui, la sua rotazione e così via. Però noi possiamo fare Alt S Selection, dunque curso, no. Ecco, la rimettiamo al centro e la rotazione la rimettiamo a 0, così ripartiamo al punto di partenza. Ci spostiamo di nuovo. Ah no, così spostiamo lui. Ok, allora rimettiamolo di fronte, così. Shift S. Selection to cursor, perfetto. Ok, Shift e col tasto centrale del mouse lo centriamo e lo mettiamo un po' in mezzo. Ora, per poterlo specchiare dovremo lavorare sui vertici sulla parte destra, però vedete che non abbiamo dei vertici centrali. Quindi per ottenere i vertici centrali dobbiamo fare una duplicazione, quindi dobbiamo suddividere i vertici. Lo facciamo andando in Edit Mode e poi facendo W e poi facciamo un'iniziale suddivisione che è questa. Allora, facendo questa suddivisione, a questo punto possiamo cancellare la parte sinistra. Quindi togliamo tutte le cose, selezioniamo la parte sinistra, accertiamoci di aver acceso la visione anche la selezione dei vertici nascosti. Perché se noi cancelliamo così i vertici, vedete che in realtà cancelliamo solo i vertici davanti, che non era proprio quello che volevamo. Quindi facciamo Ctrl Z, sono riapparsi, ci accertiamo di averlo acceso, ripetiamo la selezione, cancelliamo i vertici. Ok. Allora, a questo punto vedete che il nostro cubo è dimezzato. Ma possiamo lavorare col cubo intero semplicemente aggiungendoci da qua il modificatore che si chiama Mirror. Vedete che a questo punto il cubo torna intero perché lui ha specchiato la parte di cubo su cui stiamo modellando. Qua noi possiamo, volendo, cliccare ancora qua per vedere anche i vertici specchiati, anche se non li possiamo operare. Di solito però è meglio far così, così ci si rende conto che siamo in modalità specchiata e poi si può selezionare un vertice e vedete che quando muovo il vertice
Prendiamo il vertice giusto. Quando muovo il vertice, vedete che si specchia anche il vertice della parte opposta e quindi in questo modo io sto praticamente modellando in maniera simmetrica, rispetto alla visione sulla X. Se io volessi una simmetria su un altro asse, dovrei cancellare questo e dire faccio simmetria sulla Y oppure sulla Z. Potrei anche fare simmetria su tutti e tre assi, quindi avere un vertice che si muove e che contestualmente praticamente generare praticamente un oggetto simmetrico caleidoscopico. Facendo F12 vedete che viene un po' fuori questo sistema. Diciamo che di solito la simmetria che si usa di più è quella più semplice, quella sinistra-destra. Quindi sulla 1 e soltanto sull'asse X, così. Ora, questo quindi è tutto quanto. No, vabbè, un'altra cosa forse ci sarebbe dire che se voi avete un vertice e lo muovete, vedete che potete anche muoverlo oltre lo specchio. Lo specchio, tra l'altro, coincide proprio sull'origine, ecco perché all'inizio abbiamo messo l'oggetto all'origine. Ma se voi fate clipping, allora questo vertice che muovete non va oltre lo specchio e quindi. Che poi non è una cosa che normalmente si vuole, e quindi permette di modellare in maniera un pochino più certa. Ok, allora quindi questa, la prima cosa che abbiamo visto è questo oggetto, modificatore di mirroring. Una cosa, noi siamo in edit mode, il modificatore consente di lavorare con meno vertici. Però prima o poi bisognerà far applicare il modificatore, quindi applicando il modificatore, ecco, però vedete, non devo farlo in edit mode, per applicare il modificatore devo essere in object mode e poi faccio l'apply del modificatore. Purtroppo c'è qualche piccolo problema a fare l'apply Ctrl Z, quindi non ve lo faccio vedere, ma sappiate che vi crea tutti i vertici. Una volta applicato il modificatore non potete più riutilizzare le feature di mirroring e quindi dovete farlo solo alla fine della vostra modellazione. Una volta fatto noi teniamoci comunque questo modificatore e proviamo a vedere un ulteriore modificatore che è molto interessante. I modificatori possono essere associati anche insieme, quindi si può fare uno specchio e poi si può fare anche un modificatore che è il multi-resolution. Allora, il multi-resolution, vedete che viene applicato al nostro oggetto, è questo. No, scusate, non volevo fare il multi-resolution per questa settimana, lo faremo la prossima settimana. Volevo dire il subdivision surface, questo. Ecco, vedete, subdivision surface serve per poter smussare tutti gli angoli del nostro oggetto. E lo fa aggiungendo una serie di vertici intermedi. Cioè voi andate in Edit Mode, vedete i vostri vertici, quelli di prima, ma vedete che i vertici diventano praticamente delle specie di tiranti che generano degli angoli, cioè degli angoli, delle specie di curve indirette. Quindi questo vertice, quando lo muovo, in realtà vedete che muove altri vertici intermedi. In questo momento ne muove pochi, ne muove due o tre, oltre a se stesso. Ma se noi aumentiamo il livello di subsurf, quindi questo è il livello 1, questo è il livello 2, questo è il livello 3, questo è il livello 4. Vedete che già a livello 4 cominciano a comparire tantissimi vertici, perché muovendo un solo vertice vedete che sto controllando una moltitudine di altri vertici, che quindi rispondono tutti insieme. Adesso purtroppo si sposa un po' male. Questo modificatore con il mirror, per cui a volte si preferisce non avere il mirror, quindi questo, oppure facciamo Ctrl Z, niente, Ctrl Z abbiamo detto che non funziona, ripartiamo da zero, quindi partiamo dal nostro cubo, aggiungiamo qualche vertice. Ah, tra l'altro, ecco, allora, il modificatore mirror funziona con questo sistema, ma esiste anche un'altra modalità di modellazione per cui abbiamo un mirror anche da questa parte qua.
trovarlo. Adesso lo troviamo, dunque. X-Mirror. Ecco, vedete, questo qui permette di modellare anche lui in modalità X-Mirror. Questo vuol dire che se io anche muovo un punto, vedete che lui, senza bisogno del modificatore, cerca di fare anche lui l'effetto di X-mirroring che ho fatto prima. Quindi in alcuni contesti anche questo mirror può essere utile, perché ripete praticamente ciò che sto facendo agli spigoli di destra, li ripete anche sugli spigoli di sinistra. Quindi siamo più o meno con una situazione simile al modificatore di mirror, però vedete che tutti i punti comunque sono ancora disponibili. Infatti io c'ho praticamente tutto come sopra. Quindi su questo pseudo modificatore aggiungo ora il mio, dunque vediamo, subdivision surface. Gli mettiamo un bel po' di punti, vedete, in modo tale che venga bello liscio. E a questo punto vedete che abbiamo meno difetti in realtà. Quindi questa combinazione con subsurf è preferibile, perché genera meno difetti. Vedete che con pochi punti io piloto tantissimissimi vertici. Sono veramente tanti. Infatti, se noi adesso volessimo vedere quanti punti sono questi, posso farmi duplicarmi il mio oggetto, perché poi applicherò in Object Mode, applico il subsurf. E poi vado a contarmi i vertici. Vedete che qui ci sono 12.288 vertici. Mentre invece, se avessimo un subsurf con un livello minore, quindi anziché 4 gli mettiamo 3, vedete che sono di meno i vertici. Infatti possiamo fare il nome Shift D e metterlo qua. E poi andare qua, gli facciamo l'apply. E contiamo i vertici, vedete che ne abbiamo soltanto 3072, mentre invece qua abbiamo detto che ne abbiamo 12.000, quindi ne abbiamo 4 volte di più. Quindi ogni volta che si fa un passaggio di subsurf si aumenta la quantità di vertici, che questo potrebbe essere un po' un problema. Se facciamo la foto in questo momento di queste cose, quindi, tra l'altro per vedere la foto lo centriamo, un piccolo trucco che non avevo fatto vedere a lezione era di fare Ctrl-Alt-0, Ctrl-Alt-0 e poi di... E vedete che mi fa vedere la telecamera, in modo tale che potrò fare F12 per vedere la foto, e poi posso bloccare la camera alla vista in modo tale da, ecco, fare in modo tale che tutte i miei disegni siano tutti a posto. A questo punto, facendo F12, verrà fatta scattata una foto. Adesso qui non si capisce niente perché mancano le luci, quindi andiamo noi in vista più o meno frontale. Vediamo che c'è, andiamo dall'alto. Vediamo che c'è questa luce, la spostiamo più o meno dalla parte dove noi riprendiamo. Duplichiamo questa luce. Ah, qui mi ero dimenticato di fare il Start Display, ma comunque abbiamo fatto operazione abbastanza semplice. Ok, Shift D, abbiamo duplicato la luce, quindi le luci adesso illuminano, magari illuminiamo anche un pochino dal basso. Ok? Quindi adesso se facciamo F12 vedete che vengono illuminati molto meglio. Allora, voi dite, questo oggetto che ho fatto con subsurf, vedete, a 4 livelli rispetto a quello fatto a 3 livelli, sembra che sia molto meglio quella fatta a 4 livelli, che ha 12.000 vertici. In realtà, se noi andiamo sul nostro oggetto e in Edit Mode, selezionando tutti i vertici, li applichiamo allo Shading Smooth, quindi lo ammorbidiamo, questa operazione che abbiamo detto che funziona, e poi facciamo F12, vedete che la differenza fra questo modello, fatto con pochi vertici, quindi con 3.000 vertici, e questo modello fatto con 12.000, in realtà è molto bassa. Quindi questo è anche un modo per imparare a capire che non è detto che ci vogliano tutti questi vertici per ottenere un'immagine fluida e visibile bene. Allora, dunque, quindi
qua questo sistema, tra l'altro SubSurf, potrebbe essere anche usato perché io posso partire da un modello come questo, che adesso vedete che gli ho messo 3, 2, 1, quindi potrei dirgli, posso avere, prendiamo questo, questo qui potrebbe essere il modello LOD, diciamo da lontano. Questo potrebbe essere il modello ancora più da lontano. Quindi posso avere praticamente. Mettiamolo qua. Allora, questo qua ce lo mettiamo sulla sinistra. Poi abbiamo questo. Quindi questo è praticamente, vedete, view 0. Potrebbe essere il LOD più lontano, più brutto, quello che si vede da 1 km. Questo è quello che si vede da centinaia di metri. Qua possiamo mettere, quindi vedete che c'è 1, qui possiamo andare al 2 e avere già un modello come questo. Tra l'altro anche questi volendo possono essere ammorbiditi. Quindi andiamo qua e ammorbidiamo. Ok, andiamo qua, tab e ammorbidiamo. Quindi questo abbiamo detto. Era già ammorbidito, mi ricordo. Tab A smooth, no, non era ammorbidito. Comunque vedete questo a livello 2. Questo invece, no, questi qui erano quelli che avevamo, in cui avevamo applicato. Quindi li buttiamo via perché ci servono relativamente poco. Quindi prendiamo questo, facciamo Shift D. E questo lo mettiamo a livello 3. Quindi vedete che abbiamo già tutti i LOD pronti. Quindi rispetto alle cose che abbiamo detto prima, possiamo avere la stessa forma che si vede perfettamente, oppure che ha vari livelli di gradazione senza doverle costruire noi. Tra l'altro un sistema, un altro modo, vedremo poi dopo per fare queste cose, è anche farlo col multi-res. Però voi potete modellare, ad esempio, questo oggetto qua. E poi avendone varie copie, comunque cioè cominciare a modellare fino ad arrivare a una versione base, quella, poi lo copiate e su quella versione lì, aggiungendo appunto un subsurf, lavorate e lo modellate leggermente meglio e così via, aggiungendo di volta in volta i dettagli che vi interessano. Dunque, qui l'altra cosa che abbiamo visto, l'altro modificatore che abbiamo visto a lezione era il modellatore del skin. Per vedere questo facciamo innanzitutto quindi qua Object Mode, facciamo Ctrl N, siamo di nuovo punto a capo e qui per applicare questo modificatore andiamo ancora, ma magari il cubo no, è un po' troppo, quindi lo cancelliamo. E ci mettiamo invece Shift A, ci mettiamo un semplice piano e lo allineiamo di fronte. Questo piano gli facciamo una suddivisione perché vogliamo poi lavorarci effettivamente con un mirror, almeno una. E poi A, dunque qua clicchiamo questo, B, buttiamo via i vertici tu sulla sinistra. E poi selezioniamo questi due vertici qua e li buttiamo via, in modo tale da avere una specie di, vedete, questa qui è una specie di piccolo telaio su cui costruiremo una forma umanoide simmetrica. Quindi adesso noi siamo su questo oggetto che si vede poco e proviamo ad aggiungerci questo modificatore molto interessante che è comparso da pochissime versioni, che si chiama lo Skin Modifier. Quindi aggiungendo lo skin modifier vedete che lui aggiunge sul filo praticamente una specie di pelle, vedete? Però lo fa in maniera un po' squadrata, che non è proprio il massimo, diciamo. Però adesso per riuscire a vedere come questo possa diventare un pupazzetto, è sufficiente aggiungere un altro modificatore che abbiamo detto che ci va il mirror, vedete? Quindi si raddoppia, quindi queste potranno essere le braccia. E poi qui faremo le gambe e così via, e poi sopra faremo la testa, ma visto che è abbastanza squadrato, gli aggiungiamo un ulteriore modificatore che è quello di prima, il Subdivision Surface. Allora, Subdivision Surface, vedete,
consente di vederla in maniera un po' più morbida, che non fa male. Quindi prendiamo questo, andiamo a un livello leggermente più alto, questo, in realtà dipende da cosa volete fare. Poi qua andiamo in edit mode di questo oggetto e vedete che qui ci sono i punti che possiamo controllare. Quindi cominciamo a prendere un punto e lo estendiamo, quindi facciamo, estendiamo il punto e facciamo, potrebbe essere un cactus o una forchetta, insomma quello che volete, comunque potrebbe essere un braccio, un braccino. Poi da qua estendiamo e facciamo praticamente le gambe, cerchiamo di fare, e poi estendiamo sotto. Ok, quindi vedete che sta componendo praticamente una figura. Poi ci facciamo ancora, estendiamo verso l'alto, ci facciamo il collo e la testa. Ok? Quindi questa potrebbe essere già il nostro ometto. Adesso poi vediamo come alterarlo. Adesso qui possiamo fare addirittura anche le dita, quindi estendiamo per fare. Adesso facciamo un dito di qua. Vedete che stiamo cercando di fare delle dita, però adesso queste dita, vedete, sono un pochino troppo grosse. Infatti dobbiamo cominciare poi a restringere queste dita, però comunque una manina, insomma, potrebbe essere venuta un'idea astratta. Possiamo fare anche qua, estendiamo con estrude e facciamo anche i piedi. Tra l'altro qui possiamo andare sulla Y in modo tale da estrudere di qua. E poi possiamo estrudere ancora un attimo. Ok, vabbè, poi lì lo potete comunque lavorare a piacimento. Vedete che c'è già una forma abbastanza. Ah, tra l'altro, nello skin modifier abbiamo anche la possibilità di farlo smooth, quindi vederlo proprio nella modalità migliore. Solo una cosa ancora, quando andate, se andate. No, qui probabilmente o qua, in uno di questi punti ci sarà un difetto di normali che metteremo a posto. Però adesso proviamo a vedere se riusciamo a ingrassare questo omino. Per ingrassare dobbiamo toccare un punto e poi fare CTRL A. Vedete, facendo CTRL A sul punto si ingrassa praticamente la pelle che è attaccata. Quindi facciamo qua, CTRL A, ingrassiamo. Vedete, possiamo ingrassarlo. Quindi vedete che adesso l'abbiamo fatto bello grassoccio e poi anche la testa CTRL A la ingrossiamo, mentre invece qua facciamo CTRL A e cerchiamo invece di ridurre le dita. Vedete che qua si può CTRL A ridurre praticamente le dita, quindi in questo caso si fa, sono venute un po' palmate. Se volete proprio le dita che escono, basta che le estrudiate e vedete che fate. Ecco, qui se è troppo piccola, come vedete queste sono troppo piccole, andiamo qua, facciamo CTRL A e le rimpinzate un pochino. CTRL A. Vedete, potete fare CTRL A. Ecco, potete fare il pollice e così via. Insomma, questo è già un'idea abbastanza interessante, di come si può modellare questo coso qua. Vedete che qui abbiamo quel difetto che avevo fatto notare all'inizio, che era il difetto del mirror, ma che potrebbe anche essere voluto. Cioè, ad esempio, vedete che usando il mirror come modificatore ci risulta questo piccolo difetto. I modificatori possono essere anche cambiati di ordine e magari cambiando di ordine, ecco, infatti, cambiando di ordine migliorano parecchio il risultato. Quindi a volte conviene avere il mirror in alto, perché vedete, dovete giocare, ad esempio, questa è la posizione completamente sbagliata per il subsurf, quindi il subsurf conviene averlo in basso, lo skin a metà, ecco così, praticamente direi che si modella abbastanza bene. Una volta avuto quello che si interessa, che ci interessa, potete applicare i modificatori mentre siete in Object Mode. Quindi qui facciamo l'apply del subsurf. No, direi che non era stata una cosa, idea felice. Facciamo l'apply del mirror.
l'apply del skin e poi per ultimo l'apply del subsurf. A questo punto vedete che abbiamo ottenuto il nostro animaletto che, come vedete, ha un po' di vertici, per l'esattezza ne ha, vediamo un po'. Ah sì, sono 13.000, quindi sono un po' tantucci. Eventualmente qua, se proprio volete, potreste semplificare la quantità di vertici, magari aggiungendo il decimate, che è questo, che permette. Allora, abbiamo detto che abbiamo 13.000, gli mettiamo 0,2, quindi facciamo un quinto di vertici. E proviamo a fare, andiamo in object, facciamo l'apply, ok, quindi adesso, dunque non li ha molto, riproviamo a fare decimate 0,2. Ah, non manifold. Ah, ok, non manifold mesh as input. Ecco perché non ho riuscito a farlo. Ah, il fatto che sia non manifold è dovuto al fatto che ci sono dei buchi da qualche parte. Probabilmente, vedete che dovrebbe esserci. In teoria lo è. Manifold dire che è tutto chiuso, convesso. Non lo è probabilmente perché sono le tangenti da mettere a posto. Quindi noi andiamo un attimo sulle tangenti a trovarle. Allora, sono sicuramente qua sulla destra, eccole. Visualizziamo le tangenti, vedete che c'è un punto in cui le tangenti non escono, chissà se sia quello il problema. Andiamo sulle mesh, scusate, dico tangenti, in realtà sono normali. Facciamo recalculate outside, questo. E poi, a meno che l'aggiunta delle mani non abbia cambiato, proviamo a vedere se riusciamo a riapplicarlo. Ah, ce l'ha applicato adesso, anche se c'è un piccolo difetto qua. Eh no, non è riuscito evidentemente ad applicarlo. Quindi qui dovremo poi applicare eventualmente, cioè o siamo partiti con abbiamo applicato un modificatore subsurf troppo elaborato. Comunque sono 13.000, insomma sono una decina di prima. Quindi questo oggetto qua, volendo, fammi solo vedere quanto l'hanno dati. No, sembra buono. Quindi se faccio Ctrl Alt 0, ti faccio la foto. No, c'è un difetto qua, quindi lui ha ragione che c'è un difetto lì. Sì, perché se lui lo fa vedere così in eretto vuol dire che non è perfetto, quindi vuol dire che lì è successo qualcosina che deve essere aggiustato. Proviamo soltanto a vedere cosa potrebbe esserci di sbagliato. Rimettiamo qua. Dunque, lo vediamo. No object mode, vedete che lì c'è un difetto. Ah sì, ci sono dei punti messi male. Vedete che ci sono dei punti che non sono corretti. Che vanno dentro, vanno verso l'interno. Quindi ha fatto un piccolo difetto, quindi questi punti devono essere aggiustati. Quindi praticamente bisogna andare in selezione di questi punti sbagliati. E bisogna fare in modo tale che non entrino dentro. Adesso non c'ho il tempo per il video per farlo. Diciamo che quando succedono queste cose qua, probabilmente sono stati applicati i modificatori in un ordine sbagliato. Solo una cosa, prima di terminare la visione dei modificatori. Volevo farvi una cosa che mi ero dimenticato prima su Subsurf, era questa, che se voi andate e create un cubo, ad esempio, questo,
e poi gli applicate il modificatore subsurf, ecco, vedete che ottenete subito quelle palle sferiche che abbiamo visto la volta scorsa, vedete? E questo a volte lo si fa anche prima che non col metodo che abbiamo visto la volta scorsa. Ma c'è di più in realtà, se voi, dunque torniamo al cubo questo, no? Allora, supponiamo di partire da questo disegno, insomma, e poi abbiamo detto che ci mettiamo uno zoom, no, lo mirroriamo lungo la X, quindi facciamo un attimo di movimento. Ok? E quindi nel momento in cui questo oggetto, lo dobbiamo fare, abbiamo questo, lo estrudiamo, così, ecco, adesso voglio solo farvi vedere una cosa. Questo oggetto lo facciamo smooth e poi gli aggiungiamo subsurf, ok? Magari così. Allora, questo oggetto vedete che è completamente curvo. Se io voglio invece fare in modo tale che alcune di queste superfici rimangano non curvate, quindi un misto fra superfici curve, quindi smuttate o no, devo andare sulla superficie che mi interessa che facciano degli angoli, ad esempio qua, selezionare praticamente questa. Magari facciamo così, ok, così lo vediamo. Selezioniamo, ok, questa superficie qua, questo anello qua, e poi possiamo fare Shift E, vedete, Shift E fa in modo tale che quella superficie in realtà non si curvi, ma faccia un angolo più vivo, così come ad esempio sul bordo, su questi bordi laterali, volendo potrei evitare che venga prodotta. O anche qua posso selezionare questo, più questo, più questo, più questo. Faccio Shift E. Shift E vuol dire è il crease. Vedete che praticamente facendo crease viene ottenuto praticamente che arriva a bordo. Il bordo arriva, diciamo, non è più circolare. Così come anche qua, se io mettessi il grease su questa, Shift E, vedete che. Torno praticamente ad avere un qualche cosa di rettangolare e nel frattempo vedete che abbiamo rettangolare sopra e cerchiato sotto, oppure se lo facessi tutto, quindi questo, Shift E, quindi farei il crease su tutto, torno ad avere questa forma, insomma, squadrata. Una cosa simile a questa la si può anche ottenere con un sistema alternativo che ho spiegato a lezione, aggiungendo degli edge loop. Adesso togliamo tutto, adesso farvi vedere. Quindi per aggiungere degli edge loop, cosa faccio? Faccio Ctrl R, aggiungo un po' di edge loop. Vedete che aggiungendo gli edge loop, questi edge loop definiscono delle zone che non voglio che la subsurf mi tocchi troppo. Quindi per ottenere l'effetto di prima posso prendere questo edge loop di prima, di qua, ad esempio. E poi questo edge loop posso muoverlo, farlo scorrere. Vediamo se riesco a far scorrere un edge loop. Edge slide, che è importante. Ecco, vedete, l'edge slide è una cosa importante. Posso farlo scivolare senza muovere la direzione. Quindi posso arrivare in modo tale da ottenere un effetto che è tipo quello di prima. E per fare anche qua la squadratura, qua posso. Ecco, tra l'altro vedete che per avere una cosa di questo senso devo andare sullo spigolo perpendicolare. Quindi aggiungo degli edge loop qua. Per aggiungere edge loop avete visto, ho fatto Ctrl R e poi ho mosso la rotellina per aumentare e diminuirle. Poi col tasto sinistro vedete che sono aggiunti gli edge loop. A questo punto con questo e poi andando di nuovo sugli Edge loop edges, che sarebbe anche Ctrl E, quindi posso fare Ctrl E e poi da qua posso fare Edge slide,
Vedete che posso infilare questa cosa qua, spostarla fino in fondo in modo tale da avere praticamente il massimo di cosa. Quindi qui posso selezionare questo, CTRL E, Edge Slide, vedete che posso praticamente, si ottengono risultati vari, insomma, a seconda di quello che si vuole ottenere. Questi metodi di CRIS, con le piegature, sono delle cose che è utile anche conoscere quando si usano questi trasformatori. Allora, le prossime settimane vedremo, oltre magari dettaglieremo ancora meglio questo skin nel tentativo di farlo fare per bene, per controllarlo, vedremo ancora meglio anche altri modificatori molto utili e usati nella modellazione 3D. Per il momento questo è tutto, vi saluto.